NAI sono i bambini neo arrivati in Italia da meno di 2 anni. Per l'esame di terza media, se gli deve capire, se gli capita quando sono ancora NAI, non fanno lo scritto della seconda lingua comunitaria, si tende a sostituirlo con una prova di italiano che gli consente di prendere un voto alto, perché la calibra ovviamente sulle loro conoscenze, che di solito va a fare va a equilibrare il voto invalso, perché la prova invalsa la devono fare come tutti, e lì ovviamente un bambino qua da 2 anni che capisce qualcosa di alzamorante, io devo ancora conoscerlo. Però anche gli inserimenti a inizio anno alle medie sono complessi, perché non c'è veramente, tranne le ore che tu puoi fare di laboratorio di italiano L2, in cui lo mandi fuori dalla classe con un gruppo, cui insegnare l'italiano come lingua seconda, poi le altre ore in classe sono veramente ad altissimo rischio parcheggio. Io penso che una delle strade è anche farli lavorare nella loro lingua madre, cercando poi di trovare qualcuno che ti dà una mano a tradurre, perché se io faccio scrivere una storia, a un certo punto perché loro non devono scrivere una storia? Sarò io che poi troverò il modo di capire cosa hanno scritto, ma se no davvero diventa troppo, gli si isola troppo e diventa molto difficile. A volte poi abbiamo il problema, chi te li traduce, perché voglio tu forse fare uno splendido tema in arabo, ma poi devi trovare anche chi ti dice cosa c'è scritto. La mediazione, che secondo me è un grande servizio, viene usata meno di quello che si potrebbe. Quando nessuno in famiglia parla l'italiano, la mediazione ci vuole. Nell'emergenza linguistica chiamiamo un compagno di un'altra classe, una compagna che sappiamo essere disponibile e sapere bene le due lingue, e chiediamo di aiutarci. Quest'anno la bambina egiziana, per esempio, che avevo io in classe, Fatima, andava sempre da una compagna della mia terza, che era proprio lì accanto, la porta accanto, Rodaina. Qualunque problema lei avesse, lei si alzava, usciva di classe, andava da Rodaina, la chiamava, ma se litigava con un compagno, se non capiva una cosa, cioè ha usato Rodaina praticamente come una sorella maggiore. I dati MIUR continuano a dirci che, a parità di voto di uscita dall'esame di terza media, gli italiani scelgono indirizzi di scuola più alti. Ciò significa che gli italiani vanno per la grandissima maggioranza nei licei, anche quando non hanno minimamente la stoffa per farlo, mentre gli stranieri vanno per la maggioranza nei professionali, anche quando avrebbero la stoffa per fare ben altro. Questa delle superiori è uno dei nodi, e bisogna lavorarci in due direzioni. Noi alle medie, quando diamo consiglio orientativo, quando aiutiamo a scegliere la scuola, alle superiori per approntare una serie di laboratori di italiano, di strutture di aiuto, eccetera, questo sicuramente.